Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura, tante amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò dell'altre cose chi vo scorte. Willkommen bei Radio Giano, 5 Minuten von Public History. Bienvenidos al programma del Radio Giano, Historia Pubblica. Welcome to Radio Giano, Public History. Benvenuti all'ascolto di Radio Giano, Public History. Saluto alle amiche e agli amici di Radio Giano Public History da Francesco Lioce con Marco Lodi alla regia. Oggi, come avrete sicuramente capito dalla voce di Vittorio Gassman, dedicheremo la nostra puntata interamente a Dante Alighieri. Dante Alighieri tra passato e futuro, perché insomma ricorrono questi 700 anni e questo anniversario importantissimo che già in parecchie occasioni è stato ricordato, e oggi noi aggiungeremo come nostra abitudine qualcosa di nostro, cioè ci confronteremo per parlare di Dante con uno studioso e con un poeta. Il pretesto di questa puntata nasce anche da un importante incontro, cioè da un convegno internazionale che l'Università Roma Tre insieme all'Università La Sapienza qui a Roma organizzerà dal 26 al 28 ottobre, quindi insomma a partire da domani. E proprio per questo motivo abbiamo coinvolto Luca Marcozzi, professore ordinario a Roma 3, e poi insieme a lui sentiremo anche la voce di Elio Pecora, poeta tra i più noti della nostra contemporaneità, che ovviamente ci darà il suo giudizio su quella che è la figura di Dante e su come questa figura anche nel Novecento e adesso che ci stiamo affacciando sul nuovo millennio si sta configurando, cioè come Dante continua, al di là poi degli impegni e delle passioni degli studiosi, ma come Dante con il suo linguaggio e con le sue formule riesca ancora a suggestionare i poeti di oggi. Bene, allora io come ho detto inizierei subito con Luca Marcozzi, che tra l'altro è anche anima organizzatrice del convegno internazionale Idee di Dante, scrittori e critici, e appunto rivolgendomi a Luca insomma non posso che anzitutto salutarlo con caro affetto, ma poi soprattutto sottolineare con piacere questo, cioè l'università Idee di Dante, scrittori e critici si proietta proprio su come gli scrittori e critici in questi secoli hanno letto e si sono confrontati con l'opera di Dante. Sì, grazie Francesco, ti saluto con molto affetto, saluto Elio Pecora e il gentile pubblico.
Allora, io sono uno dei tanti organizzatori, nel senso che questo progetto è condiviso con tutte le cinque gli italianisti delle cinque università pubbliche del Lazio, quindi oltre a Roma 3 e a Sapienza, anche Tor Vergata, Tuscia e Cassino. C'è un comitato scientifico molto vasto, insomma non lo cito tutto, ma sono nomi di grande risonanza nel panorama dell'italianistica, e io sono solo il responsabile del progetto, il coordinatore di questo convegno, che appunto nasce anche nell'ambito delle celebrazioni del 700° anniversario della morte di Dante, è patrocinato e finanziato anche dalla commissione, dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni, quindi è diciamo certificato dal comitato, ha dovuto passare una selezione appunto per accreditarsi di questo patrocinio ed è quindi stato selezionato e accreditato di una come dire, garanzia di qualità, se vogliamo ragionare in questi termini, ma la garanzia di qualità penso che sia data dal programma stesso, dagli 40 fra relatori e presidenti di sessione che animeranno queste tre giornate di convegno. Come tu hai ricordato, si inizia a Roma 3 domani, martedì 26 ottobre alle 9:30 con i saluti del nostro magnifico rettore e poi a seguire con interventi su Petrarca, Boccaccio, l'umanesimo rinascimento fiorentino, Ariosto, Michelangelo, Tasso, Marino, Galileo, e poi ancora il giorno dopo, il 27 ottobre, si parlerà di Foscolo, di Leopardi, di Nievo, di Pirandello, di Gadda, di Montale, di Primo Levi, Pasolini e Caproni, quindi il panorama, diciamo, del canone della letteratura italiana al cospetto della grandezza di Dante. Ecco, questo poi passeremo anche a descrivere un po' la giornata della Sapienza. Ecco, questo convegno, mi fermo un attimo qui perché poi la terza giornata è dedicata ai critici. Noi abbiamo voluto, diciamo, intanto organizzare un'iniziativa unica, ecco, una grossa iniziativa a Roma con la collaborazione di tutte le università. Noi siamo diversi per pubblico, per prospettive di ricerca, per provenienza accademica, ma penso che abbiamo manifestato in questa occasione una buona comunità di intenti e di obiettivi. Noi abbiamo pensato appunto di aprire una riflessione di ampio respiro sul ruolo di Dante e della sua opera nello sviluppo della cultura letteraria, nella formazione del canone letterario italiano, e abbiamo concentrato l'attenzione sul canone, sui grandi autori dal 300 al 900, per ricostruire per l'appunto le loro idee di Dante, la loro idea di Dante, per definire lo spazio che l'Alighieri occupava nel loro orizzonte culturale, nella loro progettualità poetica, ecco, poetica o scrittoria, di tutti questi autori che vi ho citato. Poi avremo una pausa la sera di mercoledì con il, intanto ci sarà, ecco, da ricordare, poi lo ricorderò dopo, un concerto che chiude la seconda giornata, un momento musicale dantesco, che è in onore anche di uno studioso, Antonio Rostagno, che ci ha lasciato da poco più di un mese, che avrebbe dovuto partecipare al concerto, è stato un insigne musicologo della Sapienza, e lo ricorderemo con questo concerto che lui stesso aveva programmato su musiche ottocentesche ispirate a Dante. Nella serata del mercoledì 27 ottobre, poi, presso il Teatro Palladium dell'Università di Roma 3, il Teatro di Roma 3, diretto dal collega Luca Versano, si terrà la serata finale del Festival Dantesco Universitario, organizzato dall'associazione Xenia in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Roma 3 e appunto con la Fondazione Teatro Palladium. Si tratta di, diciamo, di una serie di performance di varia natura espressiva e rappresentativa che concorrono appunto a un premio importante e che sono realizzate da studenti di tutte le università italiane. C'è stata già appunto un festival, non dico che sia il Sanremo dantesco, ma insomma c'è stata già una preselezione, e giungono alla serata finale del Palladium performance teatrali, musicali, rappresentative, poetiche, le migliori per ogni categoria, che vengono diciamo giudicate e si aggiungeranno un ambitissimo premio.
qui è in collegamento appunto con il nostro convegno, che non vuole essere solo un momento accademico, ma vuole davvero essere una celebrazione di Dante. Poi nell'ultima giornata, che si svolgerà alla Sapienza, sono stati, diciamo, l'ultima giornata è dedicata alla visione di Dante dei critici novecenteschi, quindi su coloro i quali hanno operato sul versante storico-critico, linguistico, filologico, soprattutto quelli che hanno esercitato, diciamo, la propria attività a Roma o nelle università romane, perché non dimentichiamo, ci sono stati molti convegni e continuano ad esserci molte occasioni di incontro dedicate a vari aspetti della lingua e della poesia di Dante e della fortuna di Dante. Questo è il convegno appunto romano che riguarda le università di Roma e che celebra giustamente anche la storia dei propri interessi e delle proprie passioni dantesche. Il tema è molto ampio, riguarda la penetrazione di Dante nelle più intime fibre della letteratura italiana, quindi magari ne parleremo un po' più avanti, però noi insomma abbiamo per un'occasione unitaria, per una proposta comune così importante, abbiamo pensato appunto a non insistere su momenti frammentari, ma abbiamo deciso che dovessimo mirare a un'indagine non tanto dentro i confini della figura e dell'opera di Dante, ma al ruolo dell'Alighieri nello sviluppo della cultura letteraria italiana, nella formazione del canone, ecco, concentrando l'attenzione su grandi scrittori dei vari secoli della nostra lingua e della nostra letteratura. Sì, molto, molto interessante, anche perché effettivamente il programma è ricco, è variegato e non nasconde, insomma, una certa ambizione, perché mi sembra che ci siano tutte le carte in regola per lasciare un segno, anche perché si dà la precedenza alla creatività, nel senso che si indaga il modo con il quale gli scrittori sono stati suggestionati attraverso i secoli. Tu giustamente ricordavi questo ampio arco cronologico dal 300 al 900, sono stati suggestionati, insomma, dall'opera, dalla lingua e dai contenuti di Dante. Quindi è un insieme di sviluppi. Certo, avete, a mio modesto avviso, insomma, avete fatto davvero bene a evitare qualcosa di frammentario, perché quando si parla di un autore come Dante, e poi adesso entreremo magari più nello specifico, si parla davvero di un autore totale, dove insomma nulla è frammentario e nulla è casuale. Insomma, ecco, Francesco, sì, vai intervenire di nuovo. Ecco, sì, questo che dice è molto importante, perché esiste una funzione Dante, diciamo così, nella storia della letteratura italiana per diversi secoli. No, stavo pensando oggi, riguardando il mio intervento che riguarderà Foscolo, quindi dalla fine del Settecento, dell'Ode a Dante, ai primi anni dell'Ottocento, con il discorso di Foscolo sul poema di Dante. Ecco, il Settecento complessivamente, come anche il Seicento, sono secoli ostili a Dante, e però riusciamo a dimostrare che con la sua grandezza, con il suo genio, tutti comunque devono fare i conti, e tutti gli autori, anche quelli che hanno voluto negare la loro acquiescenza o la loro adesione, addirittura la loro lettura, come ha fatto Petrarca, del grande poema della Commedia, comunque in ogni caso sono stati chiamati a confrontarsi con la grandezza stilistica ed espressiva davvero smisurata di quel grande esempio poetico. E quindi Dante ha influenzato profondamente tutti i secoli della nostra letteratura, anche quelli meno in apparenza, diciamo così, meno ricettivi, ecco, nei suoi confronti. Devo dire poi, fortunatamente, che abbiamo davvero i più grandi specialisti degli autori che trattiamo, ecco, quindi questo è un dato molto importante, sia da Marco Ariani a Corrado Bologna, da Paolo Procaccioli, Emilio Russo e così via, ecco, quindi abbiamo davvero, c'è Giorgio Inglese naturalmente per la parte critica, perché si occuperà di Benedetto Croce. E poi la cosa interessante è che concludiamo poi con una collega francesista, Laura Santone, che ricorda gli itinerari danteschi di Jacqueline Brisset,
che è stata una collega molto amata e molto apprezzata di letteratura francese, nonché una grande traduttrice di Dante in francese. Quindi si chiude anche con, come dire, una voce che è stata insieme quella di una grande accademica come Jacqueline Risset, ma anche una voce a suo modo poetica nella sua bella, creativa e importante traduzione di Dante, perché poi ne sono uscite anche altre, però in francese, quella di Vegliante, anche altre ancora, però nella recente edizione della Commedia per la Pleiade, curata da Carlo Ossola con un'equipe di giovani studiosi che lo hanno supportato, è stata di nuovo riproposta la traduzione di Jacqueline Risset. Quindi ci fa anche piacere chiudere giungendo fino a lei, ecco. Beh, anche perché ovviamente noi parliamo dal nostro punto di vista italiano, ma è chiaro che Dante Alighieri è una di quelle personalità note in tutto il mondo, che quindi vanno al di là dei confini, e quindi è chiaro che hanno anche bisogno poi di essere veicolati attraverso altri mondi linguistici, al di là poi della Francia, insomma, che è sicuramente più vicina rispetto ad altre realtà, ma insomma davvero Dante è noto a livello planetario. È sicuramente per noi italiani anche una bellissima carta, no? Per un bellissimo biglietto da visita, perché al di là poi dei valori letterari, linguistici, culturali, insomma, Dante Alighieri è comunque una personalità, come insomma hanno dimostrato anche il cinema, il teatro, insomma, una personalità che interessa, che affascina anche per il carattere che ha sempre espresso, no? Il tema dell'esilio, l'impegno politico, insomma, è una personalità davvero totale che riguarda tutti noi e che riguarda, insomma, più in genere la cultura dell'umanità, ecco. Ok, insomma, vedo che le suggestioni e gli spunti sono davvero innumerevoli fin dall'inizio. Adesso io do per qualche minuto la linea alla regia per una pausa musicale, poi ritorniamo qui e ascolteremo Elio Pecora e il suo Dante Alighieri. Vuoi presentare una tua pubblicazione? Invia il tuo curriculum vitae e due copie del volume al seguente indirizzo: Biblioteca Lorenzo Lodi, Giano Public History, Associazione di Promozione Sociale, ITIS Giovanni XXIII, Via di Tor Sapienza 160, 00 155, Roma. Il testo sarà sottoposto al parere del nostro comitato scientifico. Eccoci di nuovo su Radio Giano Public History con Luca Marcozzi ed Elio Pecora per Dante Alighieri tra passato e futuro. Abbiamo sentito la colta e dettagliata presentazione di Luca Marcozzi del convegno Idee di Dante, scrittori e critici, e Luca giustamente ha parlato di funzione Dante, no? Con queste correnti alterne. Chi meglio di un poeta come Elio Pecora può venirci incontro e parlarci di questa funzione Dante? Cioè, per un poeta, no? Per un poeta tra 900 e 2000,
che cosa significa leggere o rileggere Dante? Ma significa andare a scuola di rigore e di vigore, significa andare a scuola di una lingua straordinariamente efficace, di una capacità di inventare immagini davvero straordinarie, ma anche commoventi, anche terribili, e quindi avere una serie di coloriture anche e di toni e di varianti e di cadenze che sono quasi inimitabili. Certo, la lezione che oggi ci resta di Dante, al di là di tutti i commenti che possano farsi e di tutte le interpretazioni e quel che porta il suo poema di storia, di passioni, eccetera, è la lingua di Dante che ancora ci prende completamente, e direi che non è mai abbastanza efficace quello che viene dopo se non si misura con quella. È impossibile misurarsi con questa struttura straordinaria che lui ha ereditato dal Medioevo, ma ha saputo ricreare straordinariamente e con una forza nuova. Ha avuto momenti di spegnimento, come ricordava il professor Marcozzi, ma quei momenti erano quasi fermarsi in una leggerezza che voleva dimenticare quanto Dante invece fa del suo poema. Cioè, è un'incitazione alla conoscenza, alla passione politica, alla verità più profonda dei sentimenti. Credo che sia quello che Broschi ripeteva della poesia: educazione ai sentimenti e dei sentimenti. Forse nessun poeta come Dante può far questo. Passiamo da un sentimento all'altro, che è anche quello del rancore, della vendetta, della giustizia, insomma, e soprattutto del conoscere, del procedere al di là di tutto, anche inventandosi straordinariamente tanto un regno dell'inferno quanto il regno del bene e della luce. Ora, questo lo ritroviamo, come è già stato detto, il convegno di cui si è parlato mi pare opera straordinaria, meravigliosissima, tanto per le presenze quanto per tutto quello che poi percorre l'intera letteratura italiana nell'influenza dantesca, nella sua presenza. Ma oggi io direi che è viva sempre questa straordinaria opera, la sua intera opera, perché è un'opera che, cominciando dalla Vita Nova e tornando alle sue prose, è tutta invasa da un disegno straordinario, estremo, che appunto eredita anche tutta la cultura della classicità e di un Medioevo che ha molto lavorato su certe sul fatto religioso, ma anche su tutte le questioni della filosofia, della teologia ed altro. Penso no. che bisogna pensare anche al comune lettore. Io penso ai ragazzi che ho incontrato per anni, pur non insegnando, ma ho incontrato moltissimi ragazzi delle scuole superiori e che spesso sono sommersi dai commenti e finiscono col dimenticare quello che ci deve innanzitutto la poesia, cioè l'empatia, l'impossessarsene, il nutrirsene. Ricordo ancora le letture fatte anni fa da Sermonti in più di una città italiana e che poi sono state pubblicate in volume, ed erano soltanto, se si vuole, non dei riassunti ma delle introduzioni, e poi invece le sue letture davvero notevoli per la qualità della voce, per il rispetto della musicalità e per quello che infondeva nei lettori di amore per Dante. Non dimentico anche che io stesso appartengo a una generazione che imparava molto a memoria, e sappiamo anche che persino nella provincia italiana, fino anche degli analfabeti, che poi avevano da quel loro figlio che aveva fatto le scuole elementari, e sentito qualcosa delle letture che si facevano, come Dante era continuamente citato anche in fatti della giornata, in eventi straordinari e meno straordinari, e come rimangono ancora esemplari certe persone ricreate. Ulisse se ne parla tuttora, di quello che significa andare al di là della quotidianità, anche del ritorno.
e ripartire ancora per questa sete di conoscenza. Chi può, se non l'uomo di oggi, sentire profondamente tutto questo? L'uomo che parte per altri pianeti, che va perlustrando il mondo intero e che ancora si domanda però anche la giustizia e la parità e il bisogno dell'esiliato che torna e che dovrebbe essere accolto e non respinto. Insomma, ci sono temi di Dante che sono sostanze. Pasolini nell'empirismo eretico rimproverava molta critica italiana di tener conto molto della forma, poco meno della sostanza. Ora anche in Pasolini c'è molto Dante, c'è la sua passione, ma Dante è sostanza dentro una forma straordinaria, perfetta, che è un esempio di scrittura vigilatissima, esattissima, controllata e nello stesso tempo fatta di cuore. Diciamolo pure questo strumento di cui si parla così poco. Che sentimento è sentire? Io penso che Dante sia sentito, soprattutto ad una prima lettura, poi venga bene tutto il resto, tutte le interpretazioni, le spiegazioni, le esegesi, i particolari storici, eccetera, eccetera, però è ancora uno che sentiamo, no? I versi, la prima terzina, detta in quel modo così solenne e drammatico da Gassman, ci porta davanti a un uomo che si trova nel mezzo della vita e si avvia in una sua crisi. L'uomo di oggi è questo, l'uomo di oggi, l'uomo che va cercandosi al di là della psicoanalisi, l'uomo che mai come oggi si interroga e ricostruisce nella sua vita il suo passato, il mondo in cui è stato, e fa i conti con quello, se vogliamo, fa i conti per uscirne, per crescere, per andare verso un suo paradiso che è una sperata salute. Ecco, oggi non possiamo altro, e si può non più credere alle corti angeliche, alla luce possente del Dio ultimo, ma si spera altrettanto in una luce che finalmente ci tocchi. Dante è questo, e lo troviamo appunto anche in tanti poeti del Novecento in altre forme. Certo, è inimitabile la straordinaria costruzione del suo poema, ma non è imitabile invece il vigore delle sue parole, il rigore che mette dentro le sue immagini e soprattutto la grande vivezza che queste immagini portano, perché ancora oggi, da Ugolino a Paolo e Francesca, a Casella, anche le persone che appaiono poco, oppure il gruppo dei poeti dai quali lui si ritrova, ebbene, sono creature che ci vediamo, che ci camminano dentro, che sono dentro il nostro presente, perché questa è l'attualità. Questa è l'eternità della poesia, che valga tutt'oggi, al di là degli studi, valga come sentimento profondo, come crescita di sé in quelle verità, perché la verità è possibile soltanto se costruita dall'arte che la ferma. E Dante questo lo ha fatto. Ma Elio, infatti io trovo delle consonanze con quanto... Vi chiederò adesso, proseguendo in questa puntata, perché è interessante mettere a confronto lo studioso e il poeta proprio per questo motivo, cioè capire quanto questa eredità ricreata e questo disegno estremo di Dante poi creino una funzione con la quale i secoli si devono confrontare, ma bisogna capire, al di là dei secoli che ci hanno preceduto, sull'attualità. Adesso poi do di nuovo la linea alla regia per uno stacco musicale e ritorneremo di nuovo con Luca Marcozzi e Elio Pecora a parlare proprio di questo, cioè come la nostra epoca, questi anni intorno ai 700 anni dalla morte di Dante, ricordandolo, se effettivamente abbiamo i mezzi per ricordarlo o se come spesso capita, si tratta di ricordi anche un po' opportunistici. Do la linea a Marco Loghi e poi ritorniamo subito qui.
Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create, se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza, voi chi entrate. Eccoci su Radio Giano Public History, abbiamo ascoltato di nuovo la voce di Vittorio Gassman leggere i versi della Divina Commedia dell'Inferno e siamo qui in compagnia di Luca Marcocci e degli Opecora per ricordare Dante Alighieri. Dante Alighieri tra passato e futuro, abbiamo visto davvero gli spunti e le suggestioni innumerevoli che emergono dai nostri ragionamenti, ma soprattutto dai ragionamenti dei nostri ospiti, non certo i miei, perché io sto coordinando questa puntata e questo intenso dibattito. Ma prima della pausa dicevo proprio questo, cioè come la nostra, infatti mi piace prima chiederlo a Luca Marcocci, che essendo uno studioso ha una visione sulla prospettiva, no, del nostro passato dal 300 al 900, cioè, e poi ovviamente passerò la domanda anche a Delio Pecora. Ma Luca, dico, non sembra, al di là poi ovviamente dello sforzo degli studiosi, no, lo sforzo degli intellettuali di riproporre un sempreverde Dante, perché, per carità, come diceva giustamente Elio Pecora, di fronte all'assoluta grandezza di un poeta come Dante, ma non soltanto di un poeta, di un linguista, di un filosofo, insomma, di un prosatore, è chiaro che non c'è nulla da dire. Però il mio ragionamento invece riguarda i nostri tempi, cioè soprattutto per ciò che concerne le classi dirigenti, no, le istituzioni, che poi si affannano a mostrarsi come lettrici di Dante, come seguaci delle parole di Dante, quando insomma ci vuole poco per capire che il mondo di cui parla Dante, di cui Dante è convintissimo sostenitore, è un mondo che va da tutt'altra parte, no? Cioè un mondo totalitario, cattolico, monarchico, cioè, tra l'altro con una visione anche astronomica e geografica completamente diversa da quella della nostra antropologia. Quindi insomma questo impadronirsi, no, impossessarsi di Dante, al di là, ripeto, dell'impegno degli studiosi e delle esigenze dei poeti, dico, ma da un punto di vista proprio politico in senso lato, non sembra insomma un'operazione opportunistica di facciata e poco sincera? Ma che dire, Francesco? Dunque la riflessione si farebbe molto complessa. Diciamo così che ogni epoca ha il suo Dante, e anzi anche all'interno di ogni epoca, ogni parte, ogni fazione ha il suo Dante, legge in Dante quello che vuole leggere. Ma questo non è, diciamo, peculiarità di Dante. Sappiamo, diciamo, che l'autore non può del tutto controllare il significato del proprio testo, né le letture che del proprio testo verranno date dai posteri, no? La condizione dei letterati è quella di avere generalmente a che fare con i posteri. I posteri possono interpretare la letteratura secondo
le condizioni di vita e di sociali che nella loro epoca si manifesteranno. Lo sforzo, diciamo, degli umanisti, dei moderni umanisti, dell'accademia, degli studiosi, è sempre quello di storicizzare i fenomeni, di parlare, diciamo, di porre gli autori nella propria epoca, quindi l'attualizzazione dei concetti danteschi è un rischio da cui, insomma, io personalmente, ma credo per deformazione professionale, diciamo così, tendo a rifuggire. Diciamo che certo, la popolarità di Dante aiuta molto anche chi se ne occupa professionalmente, no? Noi tutti siamo chiamati a fare conferenze, a girare l'Italia, a volte il mondo, per parlare di Dante in termini elogiativi sempre, ma insomma anche molto, molto semplici, molto divulgativi, parliamo agli studenti nelle nostre aule universitarie, facciamo iniziative anche per gli studenti delle scuole e cerchiamo di far capire, di spiegare, ma soprattutto io almeno, diciamo, il mio intento, il mio obiettivo è sempre quello di far capire che il nostro lavoro di lettori deve essere sempre mirato a colmare l'abisso che il tempo ha scavato tra gli autori del passato e noi lettori contemporanei, a colmare i 700 anni che come un grande burrone nel tempo ci separano da Dante e ci impediscono, se non abbiamo le adeguate conoscenze, di vederlo nella sua interezza. Per cui, ecco, tu hai parlato di totalitarismo, io direi più universalismo. Ecco, uno dei, diciamo, oggi si tende appunto, c'è il settecentenario, ci sono tanti libri, tanti momenti di riflessione, tante divulgazioni in TV, ci sono interventi di diseguale valore, no? I giornalisti che sfornano uno o due libri l'anno non penso che abbiano la necessaria come dire, competenza per dire davvero qualcosa di nuovo, di importante di riguardo Dante, e si attualizzano prendendo un po' qua e là, e vabbè, è un lavoro che a noi da questo lato sta anche bene, perché rendono popolare quello che noi invece studiamo con grande passione e consentono, e noi viviamo un po' di riflesso di questa popolarità per alcuni aspetti della nostra attività. C'è da dire però appunto che questo è stato sempre fatto, si pensi al Mazzini che fece di Dante l'apostolo della nazione, no? Quando nel 1840 pubblicò, 42-43 pubblicò presso il libraio Rolandi l'edizione dantesca di Foscolo. Ecco, quello era una vera ucronia, diciamo un anacoluto, un errore storico, perché Dante proprio di nazione non aveva mai sentito parlare, lui aveva la patria, che era la patria comunale, Firenze, ma per il resto aveva l'impero. L'Italia è un'idea culturale in Dante, non è certo quella che poi il Risorgimento ha portato a condividere come nazione. Ecco, vanno sempre storicizzati questi fenomeni, con il rischio poi che c'è adesso di anche di tradire Dante, no? Se si storicizza troppo e si dice per esempio che Dante nel suo sistema retributivo non è affatto attento alle scelte individuali, le scelte individuali non esistono per Dante, non esiste una morale individuale o un, come dire, una possibilità, un arbitrio che porti fuori, legittimamente fuori dai binari costruiti dall'insegnamento della morale corrente o della Chiesa, si pensi ai sodomiti ad esempio, no? O agli eretici, insomma. Ci si batte tanto oggi in un mondo laico contro il peccato di blasfemia, contro il reato di blasfemia, perché un conto è il peccato di blasfemia e un conto è sanzionare la blasfemia come reato. Questo avviene ormai solo in alcuni paesi, non so, Afghanistan, Pakistan, Arabia Saudita, in Italia la bestemmia, diciamo, un reato amministrativo per così dire, no? Invece Dante non la pensa così, e questo fenomeno ovviamente va storicizzato. Ora, ai legionari del politically correct non bisognerebbe neanche tanto spiegarglielo Dante, altrimenti, ma già è successo, c'è un numero, già, altrimenti ce lo tolgono dalle aule universitarie come, non so, colonialista,
è nemico del cosmopolitismo e del multiculturalismo, nemico della libertà di scelta e dei diritti individuali, ma non c'è niente da fare, Dante è questo, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare, va accettato e storicizzato. E quindi tutte le attualizzazioni, come dire, che non partano, perciò continuo io a dire che uno studio serio di Dante, che abbia poi dei riflessi anche divulgativi sul grande pubblico dei lettori, è importante, perché evita fraintendimenti che sono sempre pericolosi. Poi appunto si può discutere se sia l'unico modo di approcciarsi a Dante, come diceva giustamente Elio Pecora. Ci sono tanti modi, c'è il modo dei poeti, c'è chi ne ascolta il lirismo, chi ne studia lo stile, chi si accosta meglio alla sua virtù retorica, chi ne fa un modello anche ideologico. Ci sono tutti i modi possibili, e in questo davvero la bellezza degli studi è che c'è la libertà di intraprenderli come ognuno crede. Per me appunto il più corretto è quello di storicizzare, di ricordare sempre, di colmare la lacuna che ci separa da Dante in termini temporali ideologici, e di far capire, rendiamo un buon servizio secondo me anche agli studenti delle scuole se facciamo capire questa cosa, diciamo così. A tale proposito approfitto per dire, no, se mi consenti, per ricordare un'ulteriore iniziativa che facciamo a Roma 3, visto che appunto Elio Pecora aveva parlato di studenti, no, della necessità di rendere Dante appetibile anche a categoria, diciamo a persone, a giovani in formazione. Ecco, per esempio, voglio ricordare che il 23 e 30 novembre un'iniziativa proprio di Roma 3 pensata per le scuole al Teatro Palladium è dalla Commedia alla Costituzione, una giornata di teatro civile, due giornate di teatro civile, chiamiamole così, in cui un dantista e un giurista leggono, diciamo, provano dei temi comuni di riflessione, non so, il tema della giustizia o della pace in Dante, e parlano di questi temi rispettivamente dal lato del dantista e dal lato dello studioso della Costituzione, per vedere se c'è una continuità appunto tra i temi di giustizia, libertà, laicità e pace, fra i versi della Commedia e quello che è stato poi messo nella Carta Costituzionale nel secondo dopoguerra. Grazie Luca, grazie anche per aver, io ho usato impropriamente il termine totalitario, con un'accezione ovviamente che può essere fraintesa perché novecentesca, ma giustamente tu hai parlato di universalismo. Sì, è l'universalismo imperiale, caro Dante. Sì, di un impero totale. Sì. Certo, ma siamo assolutistico, certo, ci siamo intesi, insomma, che non ammette alcun'altra forma di potere, alcuna opposizione. Ecco, quello, diciamo, l'impero di Dante, va detto, è un impero totalitario, nel senso che c'è l'imperatore e non ci sono, come dire, controspinte o contrappesi al potere imperiale, se non magari quello della Chiesa che lo conforta sul piano teologico, però è un assolutismo, ecco, totalitarismo. No, ma hai fatto, o come vogliamo chiamarlo, ecco. Hai fatto benissimo a sottolineare questo, anche perché un altro concetto, quello del non individualismo, no? Del non individuale, nel senso che per Dante ovviamente la morale è una verità, cioè per cui lui da cattolico convinto ritiene opportuno che tutto, no? Ritiene necessario che tutto sia emanazione, tutto sia una prosecuzione del disegno e del disegno divino, per cui ecco, giustamente tu ricordavi anche gli aspetti che al politicamente corretto, insomma, non vanno giù della Divina Commedia, no? Dal rapporto con le altre religioni, si pensi all'Islam, o al rapporto con gli eretici, con gli atei, con le persone omosessuali, insomma, ovviamente sono tutti degli aspetti che oggi, insomma, suonano quantomeno scomodi e dissonanti. Per questo ho fatto quella domanda su come poi le epoche successive cerchino sempre in un modo o in un altro
al di là della storicizzazione che invece tu da studioso attento e rigoroso hai messo hai messo in luce, no, come necessità quello di storicizzare per contestualizzare, perché poi è chiaro che ogni autore va contestualizzato secondo la propria epoca storica, quindi mi sembra che sia interessante, ecco, sottolineare questi aspetti. Io adesso, prima di fare, come avevo già detto, prima di fare la stessa domanda, no? Prima di rivolgere lo stesso dubbio, no? lo stesso quesito a Elio Pecora, do la linea alla regia e subito dopo ritorniamo qui su Radio Giano Public History. Radio Giano Public History. Public History. Dante Alighieri tra passato e futuro, con Francesco Lioge che conduce e con Marco Lodi alla regia, ma soprattutto in compagnia di Luca Marcozzi e Elio Pecora. Stiamo vedendo, insomma, tutte le emozioni, oltre che le suggestioni intellettuali che emergono dai nostri ragionamenti sulla figura e sull'opera di Dante Alighieri. Elio, lei da poeta, soprattutto da poeta davvero di esperienza, che ha vissuto il Novecento anche accanto a personalità illustri che si sono affermate a livello nazionale e internazionale, basti pensare a Alberto Moravia, Enzo Siciliano, La Morante, insomma, Sandro Penna. Lei come c'è questo rischio, no, di non storicizzare il tempo di Dante e quindi la personalità di Dante. Lei da poeta come riesce a vederlo? C'è un rischio, oppure è meglio cercare di inquadrarlo con una nostra prospettiva e quindi relativizzare il messaggio di Dante? Non so, lei cosa, da poeta, cosa pensa? Ma non si può non dar ragione e seguire la storicizzazione di cui parla il professor Marcozzi, certo che sì, ma la guarderei non prioritaria, almeno dalla parte dei poeti o del pubblico dei lettori. Voglio dire, fermare Dante al suo tempo e a tutto quello che oggi suona anacronistico oppure anche non condivisibile, significherebbe soltanto conoscere molto bene, saper tutto della commedia, ma non portarla nei nostri giorni. Io credo che quando si è parlato di Caproni, di Montale, ma parlerei anche di poeti stranieri, grandi come Waldstein, eccetera, quando parlano di Dante, ma anche in certi casi Blum o Auerbach o altro, perché io sono anche un grande lettore dei critici, che mi hanno aiutato a vedere di più e a sentire di più, ma a sentire di più e a vedere di più. E penso che, non so, se Montale coglie delle atmosfere dantesche che possiamo ritrovare nella Bufera e altro, ma anche delle sue donne, queste donne che somigliano molto più a Beatrice, a delle donne portanti verso la conoscenza che verso altri piaceri umani, o certe atmosfere di Caproni, no, notturne o medie, che sono purgatoriali,
e penso che questi poeti hanno preso quello più che il Dante storico, il Dante del suo tempo legato a certe ideologie, teologie. Hanno inteso questo, sentito questo, preso questo. Penso sicuramente a tanto che le interpretazioni e tutto quello che riguarda Dante e il porlo nelle sue storie, eccetera, sia utile, necessario. Sì, certo che sì, ma non riguarda forse soltanto il presente, l'attualità, o almeno quello che è nel reinventare o riprendere da quelle immagini altro. Nessuno può più creare una Divina Commedia, nessuno può inventare una tale struttura. Sì, vediamo, ci sono dei grandi poemi che si stanno scrivendo, ce n'è stato uno recente di un poeta greco, ma sono altri tempi, appunto, sono altre le storie. Io continuo a credere che la poesia attinge da sempre a tutto, e se penso che l'Ulisse dantesco discende da quello omerico e tanto altro che lui rende vivo e vicino del mito antico e anche della grande cultura classica, ebbene, la porta nel 300 oggi, va bene, questo lo diceva anche il professor Marcozzi, oggi ognuno di noi può leggere a suo modo, penso che appartenga alla poesia anche non il rinnovarla, ma il portarla in quello che è vivo, che continua ad essere vivo e che va al di là delle storie e dei tempi e dura ancora, e questo riguarda il sentimento umano, che è sempre quello, almeno da 5.000 anni a questa parte, come ci dicono gli studiosi, gli antropologi, gli scienziati, eccetera, eccetera. Quindi questo io credo assolutamente sì, che poi faccia molto bene studiare tutto quello che è accaduto e che del tempo di Dante, questo dovrebbe succedere a una prima lettura di innamoramento della commedia e di quella che è la sua straordinaria invenzione, struttura, e soprattutto bellezza di lingue, di immagini e vigoria di toni. Ma naturalmente io non sono fra gli studiosi e gli accademici, ma soltanto chi cerca di riportare nelle proprie parole il mondo in cui vive e si giova di tutto quello che può nutrirlo dal passato, soprattutto della grande poesia passata, che sia Dante, ma sia anche Tasso, e sia anche Leopardi, e sia anche Foscolo. Penso che sì. In fondo è stato detto che i poeti si dilettano, e in qualche modo forse si è anche dilettato Dante per una parte, lasciamoglielo. Cioè, no, è chiaro, ma poi questo è anche vero, cioè poi la forza della poesia, come un po' delle arti che poi restano, è quella di essere comunque una forza della perennità, no? Cioè che va al di là poi delle epoche storiche, e quindi ha dei messaggi, ha dei contenuti, ha delle spinte emotive che ci coinvolgono al di là poi se ciò sia avvenuto nell'epoca classica, in quella medievale o nel Rinascimento o nel Novecento. Questo sicuramente è un dato di fatto altrettanto importante. Cioè ma anche per arricchire, per contraddire, no? Forza anche il pensiero a delle opposizioni, a delle contraddizioni davanti a tanta forza di espressione, no? Anche sì, questo. Sì, sì. No, sicuramente. Poi lei, giustamente, mi perdoni se prima che mi sfugge, lei giustamente ricordava il canto di Dante, e qua Luca Marcozzi lo può spiegare sicuramente meglio di me, cioè è proprio quello, il canto di Dante è un canto dove Dante reinventa Omero, cioè perché l'Ulisse che vede Dante non è quello omerico, ma reinventa un Ulisse che poi paradossalmente si è affermato nella cultura europea più di quello omerico, perché in realtà Ulisse non voleva viaggiare, avrebbe preferito restarsene nella propria reggia con la propria moglie, andare a caccia e coltivare le terre, invece è stato costretto dal fato, insomma, quello secondo Omero. Poi invece Dante ne dà un'altra immagine, partendo da alcune suggestioni sicuramente omeriche. No, ma c'è anche Omero, sì, non dimentichiamo che nell'Odissea
Ulisse scende negli inferi e gli viene predetto che lascerà, che tornerà nell'altra terra e poi ripartirà per andare a morire nella tribù, tra gli Esseni, quando incontrerà un certo oggetto. Adesso non ricordo, non voglio citare a proposito, però già in Omero noi troviamo che Ulisse non morirà ad Itaca. C'è la predizione che Ulisse andrà via lontano, ma non dimentichiamo, c'è anche Virgilio molto presente in Dante, anche in qualche modo reinventato. Ma come fa un poeta? Bloom lo spiega benissimo. La poesia è confronto, è un continuo confronto con la poesia passata. E Dante è in confronto ai grandi poemi omerici, ma anche Ovidio, ma è Virgilio soprattutto, no? Lo sappiamo. E questo confronto fa sì che le storie si confondono, si mescolano insieme e diventano forse un'unica storia. Comunque, sì. No, ne parlo da dilettante, mi piego davanti a quello che l'Accademia fa con tanto rigore e vigore, però la poesia in qualche modo nuota anche al di fuori per essere libera, perché ha bisogno di essere libera, da attingere da tante parti, altrimenti non porta a nulla. E Dante fa questo, prende a piene mani, perché già Parmenide 2000 anni quasi prima di Dante è andato in un'altra, si è trasferito in un altro regno che è il regno della conoscenza ed è accompagnato anche da altre due divinità. Voglio dire, non si reinventa, la poesia non inventa dal nulla, inventa da quello che è già stato inventato, reinventando e rendendo nuovo quello che c'era. È la forza poi, è la qualità dell'espressione e anche dell'immaginazione, della fantasia, come giustamente ricordava De Sanctis, distinguendo la fantasia dalla immaginazione. In Dante c'è la fantasia come grande visione. E io spero e credo che questa visione conti anche per noi oggi, al di là di tutte le stereotipizzazioni e di tutto il necessario, poi per intenderlo meglio, che ci sia anche questa possibilità, anche per noi altri. Sì, ma infatti noi abbiamo preferito dare il titolo a questa puntata Dante Alighieri tra passato e futuro, cioè quindi scavalcando per un attimo l'attualità più pressante e cercando di rivolgerci, insomma, di proiettarci verso gli anni che seguiranno, proprio perché la potenza di Dante è stata questa, cioè quella di proiettarsi oltre, giustamente il Noi chiamiamo arte quello che è alla base dei nostri piaceri estetici da 3.000 anni a questa parte, altrimenti ce ne avvantaggiamo anche oggi e ne godiamo, no? I nostri musei sono pieni di cose meravigliose fatte anche qualche migliaio d'anni fa che ancora ci incantano come vive, le figure di Bernini che poi illustrano il mito, si commuovono ancora per la bellezza delle membra, la morbidezza dei marmi, la finezza della struttura, eccetera, eccetera, ma perché ci toccano oggi ci toccano, esistono da tanto e ancora oggi sono qui per noi e sono vive, almeno, forse è l'unica vita che noi conosciamo, perché è una vita ferma, vera, mentre la nostra corre continuamente muta dei riconoscibili in realtà. Sì, no, sicuramente, questo è sicuramente poi in Dante lo si ritrova in modo paradigmatico, perché Dante vuole costruire, no? C'è un disegno, questo disegno estremo, c'è questa esigenza di costruire un edificio completo che viene conservato per l'avvenire, per cui insomma sicuramente questo è un paradigma dantesco, ma è un paradigma che va al di là del tempo e che abbraccia tutte le opere artistiche destinate a restare, mi sembra. Ma certo, è il poema più strutturato di tutti i poemi che conosciamo dell'Occidente, il più pensato, il più voluto, certo che sì, è indubbio.
Sicuramente, sì. Va bene, allora insomma mi sembra che la puntata continui a essere davvero affascinante e coinvolgente. Adesso io do di nuovo la linea alla regia per uno stacco musicale, poi torniamo qui e ci avviamo alla conclusione. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritade e giuso infra mortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia e a te non ricorre sua disianza vuol volar sans'ali. Alighieri tra passato e futuro, 700 anni, 1321-2021, siamo qui in compagnia di Luca Marcozzi e Elio Pecora per parlare del grandissimo Dante Alighieri. Luca, tornando a te, allora sì. Il convegno internazionale, idee di Dante, scrittori e critici, dal 26, quindi da domani, dal 26 al 28 ottobre. Questo veramente come ci hai descritto bene tu, è davvero un incontro da non perdere, un avvenimento culturale da non perdere, accademico, perché insomma ricchissimo di interventi e di temi. Dici qualche altra cosa, insomma? Sì, allora intanto appunto che come ho detto prima, noi andiamo alla ricerca di una concordanza in questo convegno, poi ci sono molti modi, temi da affrontare, molti modi in cui esprimere anche la nostra dedizione di studiosi agli autori che noi studiamo. In questo caso siamo andati proprio alla ricerca di un dialogo poetico, no? Quello che Pecora ha fatto oggi con Dante e che noi, non personalmente, ma insomma andiamo a studiare il dialogo che i poeti e gli scrittori hanno avuto con Dante. Un dialogo che può riguardare diversi aspetti, può riguardare lo stile, le metafore, le comparazioni, i presupposti della lingua poetica, la struttura dei poemi, può riguardare anche le idee, può riguardare il progetto culturale. Petrarca è totalmente contrario a Dante, per esempio, nella gestione, per così dire, della lingua, no? Nell'idea che Dante aveva che la lingua volgare fosse inclusiva, per Petrarca è la lingua del volgo, dei rozzi, di coloro che sputacchiano nelle osterie, nei privi, il poema di Dante. Anche queste opposizioni, pur ricordando la grandezza del predecessore, fanno parte della storia letteraria e della storia dei progetti poetici e culturali che affollano la strada della letteratura italiana. Petrarca è un grande poeta, non sarebbe stato un grande poeta senza Dante, ma è come se la commedia per lui non ci fosse, al di là delle molte citazioni e dei molti rimandi intertestuali presenti nel canzoniere. Si riallaccia direttamente all'esperienza lirica, all'esperienza sinnovista, all'esperienza semmai petrosa, senza intenzionalmente attraversare la commedia, che poi invece attraversa in modo meno intenzionale. Ma io sono d'accordo con Pecora, no? Prima si legge i lettori successivi, posteri, moderni, a noi contemporanei, devono leggere Dante in modo ingenuo, devono innamorarsi
di Dante, del genio di Dante, come lo chiamava Foscolo, cioè dell'eccesso, del traboccare della sua energia e della sua grandezza espressiva, della sua grandezza di poeta. Questo fa innamorare, la dismisura di Dante fa innamorare i lettori e i poeti. Un sentimento quasi irrazionale pur nella ferrea costruzione del suo poema. Poi però, diciamo, c'è chi ha il compito, a volte ingrato, di non far apparire facile la poesia di Dante, perché una lettura ingenua può far sembrare tutto questo sia sgorgato naturalmente dal cuore, e non è così. Bisogna, diciamo, noi non pensiamo con io personalmente non penso con una lettura fredda, no, professionale, che disseziona il testo di inaridire Dante, semmai di salvaguardarne la sapienza, anche la sapienza stilistica, no? Come diceva Albertinelli, lo stile è quel che fa davvero un poeta. Noi possiamo oggi imitare Dante senza capirlo, oppure capirlo e proiettarlo nelle fibre più profonde della nostra lingua poetica per i poeti, ecco, o espressiva per chiunque si occupi professionalmente di parola. Insomma, anche il nostro ruolo accademico è complementare, direi, a quello dei poeti. Cioè, chi si occupa professionalmente di letteratura lo fa perché a un certo punto è stato preso dalla bellezza di un'opera, no? E cerca di capirne il mistero di quella grandezza e del viaggio interiore che quest'opera ha fatto. Quindi, con qualche diversa specificazione, sono abbastanza d'accordo, direi, con Elio Pecora. Ci sarebbe anche un po' da parlare di Ulisse, però insomma la rimandiamo un'altra puntata. Stabilire insomma che anche qui che è molto controversa la questione della reale conoscenza di Omero da parte di Dante. Quello che è sicuro è che nel libro quarto delle Metamorfosi di Ovidio un certo Macareo, già in forza all'equipaggio di Ulisse, narra i propri trascorsi con Ulisse e lo vede allontanarsi dall'isola di Circe, e da quel punto delle Metamorfosi di Ovidio lui decide di rimanere, no, da Circe, ormai indisponibile a saltare di nuovo e a sopportare gli altri disagi del viaggio, e lo vede allontanarsi, appunto, lo vede congedarsi da Circe, e da lì inizia, da quel punto inizia il viaggio di Dante, quando mi dipartì da Circe, eccetera, eccetera. No, era una conoscenza profonda ma indiretta che Dante aveva del greco, perché non conosceva il greco, per cui non aveva mai letto Omero direttamente, questo è chiaro. Circolavano però nella sua epoca alcune narrazioni nel convento di Servio, nelle epistole di Orazio, nel De Finibus di Cicerone, dove Cicerone traduce dei versi di Omero, nel commentario Somnium Scipionis di Macrobio, nelle Metamorfosi di Ovidio, che parlano lungamente di Ulisse e del suo destino. Quindi, diciamo, per il fallimento dell'impresa di Ulisse e per il fatto che Ulisse facesse esperienza delle cose, forse non era neanche necessario conoscere esattamente Omero. Però, evidentemente questa vicenda scaldava il cuore di Dante, e questo è importante, tanto certo. Dove la sia andata a prendere. Ecco. No, ma sicuramente poi il fatto che un cristiano si sia confrontato in quel modo con un pagano, quello è meraviglioso, perché c'è anche un ponte fra due culture completamente diverse, fra due antropologie diverse. Poi il fatto che Dante, questo bisogna riconoscerlo, è stato il primo a riconoscere valore al mondo pagano, sebbene poi magari condannato anche il mondo pagano all'inferno e tutto, però riconosce anche da un punto di vista religioso, no? Sebbene siano dei falsi e bugiardi, però insomma Dante ha questa grandezza che riesce a valorizzare un mondo che insomma invece per l'ortodossia cattolica era un mondo sicuramente da evitare, da sotterrare. Invece Dante, questo bisogna riconoscerlo, lui ha una visione davvero di insieme. Basti pensare al destino che c'è nel limbo, sia non solo dei grandi poeti dell'antichità, ma anche dei filosofi arabi. Anche Saladino
era il grande nemico dell'Occidente e vabbè, non è salvato perché non è cristiano, però è nel nobile castello fra gli spiriti magni del limbo, e questa è uno anche dei contrasti, no, delle cose mai definitive in Dante, delle sue molte sfaccettature, direi, che è molto interessante approfondire, ma non oggi, immagino. Certo, è chiaro, è chiaro. Elio, lei voleva aggiungere qualcosa? No, volevo solo dire che non volevo diminuire l'invenzione di Dante per Ulisse, volevo ricordare che c'era stata già questa cosa prima. Dante, certo, anch'io so bene che non conoscevo Omero, non poteva aver letto questa faccenda. Comunque invece mi pare, almeno per quanto mi riguarda, o quello che riguarda i poeti che ho conosciuto, che conosco, e le loro riflessioni, che la straordinarietà anche di quel brano, che io conosco a memoria perché appartengo alla generazione che imparava a memoria interi canti danteschi, è la forza, è lo stile di cui parlava Marcozzi, cioè questa forza insieme di pensiero e di forma, di lingua, che porta sì lo maggior corno della fiamma antica, ecco, comincia lì, cominciamo ad ardere per questa figura straordinaria di Ulisse, allora è questo che accende l'immaginazione. Certo che c'è il resto. Quello che ha detto Marcozzi mi invoglia subito anche a me, alla mia età, di correre ogni giorno da mattina a sera nella vostra università a sentire questi interventi. Non c'è Elio, ma niente, grazie, può diminuire, grazie, la mia, la, niente può diminuire la mia, il mio innamoramento di Dante, che vedo spesso poco innamorati, perché subissati dal... almeno i ragazzi più giovani, qualcuno certo che si intende, ma molti altri dovrebbero portare con sé questa forza, e sarebbe un esempio anche necessario per la nostra lingua, che si è andata impoverendo e perdendo anche di forza e di significato, e Dante questo invece continuamente lo resuscita, lasciatemelo dire. No, ma infatti, scusatemi se è proprio, è vero che è l'ultimo passaggio della puntata, ma quello che diceva Luca su Petrarca aprirebbe davvero le prospettive per almeno per un'altra puntata, cioè effettivamente la capacità di Dante, sono capacità che lo rendono poi un grandissimo poeta, non un grande, ma un grandissimo poeta, è quella di guardare oltre, cioè la differenza fra lui e Petrarca è notevolissima, no? Cioè proprio quella capacità di intravedere, di lanciarsi, no? Cioè si lancia sulle prospettive del futuro, e quello secondo me rende Dante grandissimo, e lo fa, ecco, benissimo quando parla, giustamente ricordava Elio, il canto di Ulisse, è proprio lì, è un Dante che si proietta oltre le colonne d'Ercole, no? Cioè un Dante che preannuncia Cristoforo Colombo, cioè un Dante insomma che diventa profeta, parte dalla profezia di Tiresia nell'Oltretomba e ci fa intravedere l'America di Cristoforo Colombo, per cui insomma davvero stiamo parlando di un prodigio della nostra storia umana, ecco, su questo mi sembra che tutti siamo d'accordo. Ma anche di un poeta che sollecita continuamente l'altrui ispirazione, penso a Pound, no? che scrive sì, Casella, eccetera. In quanti poeti stranieri anche troviamo figure dantesche che sono state rivisitate a loro modo. E questo è la poesia che suscita altra poesia, questo mi pare straordinario. E in lui questa straordinaria capacità e qualità c'è. Sì, sicuramente. Posso, sì. Francesco, chiedo scusa, visto che io ringrazio Elio Pecora per, diciamo, questo suo desiderio di venirci a sentire. Se diciamo non ha poi organizzato in tempo questa sua visita, voglio anche ricordare a lui, ma anche a tutti gli ascoltatori, che sarà possibile seguire le prime due giornate del convegno in diretta su YouTube, al canale YouTube di Ateneo. Adesso non sto qui a dire, non so qui a dire come si fa, ma è molto semplice, basta andare su YouTube e cercare nella barra YouTube Roma 3, tutto scritto in lettere, Roma 3, e lì diciamo le prime due giornate di Roma 3 saranno trasmesse online in streaming. E anche quella della Sapienza no, per ragioni organizzative dei coorganizzatori, ma le nostre due sì. E poi per tutti, grazie. E poi con, diciamo, per essere
po' più comodi a tutti i gentili ascoltatori, do questa informazione sul sito del nostro Ateneo www.uniroma3@3arabo.it. C'è nell'home page dell'Ateneo un banner Roma 3 per Dante e lì trovate tutte le informazioni sul convegno, su come partecipare, come registrarsi, il canale YouTube e tutto il resto. Insomma, quindi do questa informazione di servizio e grazie. Grazie all'Orario per questa progettata partecipazione, diciamo così. Grazie a voi. Grazie, siamo davvero in chiusura, la puntata si è anche proficuamente prolungata, ma insomma il piatto era talmente ricco e buono che non potevamo fare altrimenti. Allora, anzitutto io ricordo il convegno internazionale Idee di Dante, scrittori e critici, da domani 26 ottobre a giovedì 28 ottobre, Università Roma 3 le prime due giornate e La Sapienza l'ultima giornata. Ringrazio davvero Luca Marcozzi, professore ordinario per l'appunto a Roma 3 e fra gli organizzatori del convegno. Ringrazio anche tantissimo Elio Pecora che ci ha dato mi permetto di dire, insomma, quel passaggio in più che serve alla poesia per capire la poesia, perché il ruolo degli studiosi è fondamentale, però i poeti riescono a dare sempre quella sensibilità, no? quella sfumatura necessaria per rendere complementari, come giustamente diceva l'amico Luca Marcozzi, complementari i ruoli degli studiosi e degli autori. Quindi con Marco Lodi, che è sempre tenace e inossidabile alla regia, noi abbiamo strutturato la puntata di oggi proprio in questo modo, proprio per far incontrare il mondo degli studiosi e il mondo dei poeti, perché secondo me Dante avrebbe proprio preferito questo approccio, cioè né troppo accademico né troppo militante, ma una giusta sintesi fra i due mondi. Ricordo che le parti della Divina Commedia, le due dell'Inferno e quella del Paradiso, sono state lette dalla voce, insomma, meravigliosa di Vittorio Gassman. Ricordo Dante Alighieri tra passato e futuro, a me che ho condotto con grande piacere questa puntata, non resta che salutare le amiche e gli amici di Radio Giano Public History. Francesco Lioce vi saluta e spera di avervi presto di nuovo sulle nostre onde radio. A presto. Thanks for having joined us on Radio Giano Public History. Sie haben Radio Giano 5 Minuten von Public History gehört. Vielen Dank. Muchas gracias por haber escuchado Radio Giano Historia Pública. Grazie per aver ascoltato Radio Giano Public History. I was old, I was young, I was sitting in the sun. I was tired of the run, I was done. Life was great, life was hard, in a way an awful card. You can't win the losing hand. But the rain stopped falling and the line on the floor was crossed. And the pain I'd been feeling washed away to return another day. I was cold, I was bold, I had fragmented my soul into pieces contradicting themselves. Perhaps it is as it is, how the world is the mess means that every heart and soul needs to be whole. And the road signs keep changing as the road stretches out ahead. And the mood keeps on changing, all I wanna do is lie down.